Gianni Colacione, qui a Piazza Farnese incontriamo Rocco Belardo, ex consigliere regionale della Regione Lazio, a questo evento. Rocco, come mi sembra che stia andando? In tutta Italia sta andando bene, dove ci sono i tavoli si firma, il che vuol dire che è una questione che sappiamo riguarda tutti noi alla fine della nostra vita, cioè la libertà di poter scegliere e di non far decidere qualcun altro al posto nostro. Il problema in Italia è il poter dibattere su questo fenomeno che esiste ma è clandestino e noi vogliamo che sia regolamentato. La partecipazione delle persone credo che testimoni quanto sia sentito questo problema, vissuto oggi com'è un problema, però ecco, la risposta e la soluzione è questa proposta di legge per regolamentare l'eutanasia. Senti Rocco, io sono piuttosto ignorante in materia, so appunto che tu sei stato nel Consiglio regionale e ti chiedo, in base ai nuovi assetti regionali, ma sappiamo tutta la vicenda Zingaretti, però so anche che la sanità fa capo un po' alle regioni. Quindi tu pensi che questo, diciamo, nuovo equilibrio, nuova composizione del Consiglio regionale, nuova composizione appunto di tutta il governo della regione, possa in qualche modo recepire l'interesse che c'è anche da parte di molte persone per questo tema? Le regioni possono intanto fare una cosa che sarebbe molto utile, alla quale come associazione Luca Coscioni ci siamo appellati, che è quella di diffondere come dire, dei questionari che diano risposte in merito a ciò che già avviene adesso nelle corsie degli ospedali, ovvero quello che chiamiamo il fenomeno, ma lo stesso Veronesi, molto, in modo molto più autorevole di noi, lo chiama il fenomeno dell'eutanasia clandestina. Se i medici, soprattutto quelli che vivono nelle anestesie, eccetera, eccetera, potessero diciamo, indicare come avviene, in modo anonimo ovviamente, una cosa del genere, sarebbe un passo importante. Questo le regioni potrebbero farlo. Zingaretti non si è connotato precisamente sui temi della bioetica, eccetera, però credo che si possa essere sensibile a questi temi, ovviamente è all'inizio, quindi alle prese più con questioni di piano di rientro, di organizzazione, di modello sanitario che lui vuole cambiare, poi ci sarà però la necessità di far vivere anche la sanità attraverso non solo i conti che devono tornare, ma anche attraverso come diciamo, i cittadini sentono di vivere la sanità. Noi abbiamo fatto una legge come Radicali all'anno scorso Consiglio regionale che tuttora non è applicata perché manca un regolamento della Giunta. Ecco, se adesso Zingaretti è lì può fare questo regolamento e può per esempio, sempre in tema di risposte dei cittadini, di utenti della sanità, di pazienti che devono andare negli ospedali, ecco, c'è un articolo di una legge che nell'esaminare gli accreditamenti della sanità privata chiede a ciascun cittadino, ciascun paziente di fare una scheda per dire come si è trovato in quel... E sappiamo che a quel punto ci sarà la necessità da parte delle strutture convenzionate a relazionarsi nel miglior modo possibile con i pazienti e quindi le schede degli stessi possono essere utili per la valutazione e l'accreditamento successivo da parte della regione. Grazie Rocco Belardo.